Ciao mamma, scusa il ritardo, eh. Oh, Bice, finalmente, dove sei stata? Sono stata a far visita alla signora Rosa. Mamma, lo sai che ho imparato a giocare a poker? Che bel gioco. Certo che sul principio è difficile, eh. Bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione. Comunque io, i primi momenti, qualche pasticcetto l'ho fatto. Capirai, la signora Rosa mi domanda se voglio fare il buio. Io che ne so, non capisco niente, comunque buona buona, vado a smorzare la luce. Si dice spengere. Spengere la luce, vabbè. Non te dico tutti quanti a ride come dei matti. Perché pare che fare il buio sia un'espressione tipica del poker. Io che ne so. Dopo un po' l'atmosfera comincia a riscaldarsi. Riscaldarsi? Sì, a riscaldarsi, come ti pare. E è stato quando il primo giocatore ha detto che lui si giocava un piatto. Il secondo che se ne giocava due. Il terzo, per non essere da meno, ha detto che se ne giocava sei. Allora, tutta contenta, ho pensato, oh, questa è l'occasione buona per disfarsi di quel brutto servizio regalo de nozze de nonna Ida. Mi alzo e faccio, e io mi gioco un servizio da te per 12-9-9. Tutti quanti a sbellicarsi, perché pare che per piatto nel poker si intendono i soldi che stanno sul tavolo. Io che ne so, il gioco è difficile, bisogna capirlo. Capirlo, si dice. Capirlo, va bene. Comunque, per non sapere né leggere né scrivere, ho cominciato subito a guadagnare, dice. A guadagnare un sacco di soldi. Perché pare che chi non sa giocare, a sto gioco vince sempre. E io non ho fatto eccezione alla regola. Ma mica è finito qua, sta. Mo che succede? Ma prima di finire da raccontarte. Raccontarti, dice. Raccontarti, va bene. Fammi preparare ste verdure con l'olio. Olio, dice, si dice olio. No. Quando dico olio, so quel che dico. Olio superiore, l'olio prelibato, stuzzica il palato, ottimo a gustar. Per condir, cucinar, sempre questo, l'olio da usar. Olio superiore, dice il bottegaio. Questo l'uso anch'io. Dice la massaia. Io ne vado matta. Che specialità. Olio di semi, olio superiore.